Come avrebbe potuto scrivere una frase come cameriere, per favore un caffè, tornando al ristorante? E allora ho cercato di immaginarlo, secondo me avrebbe scritto una cosa del genere. Oh esauditore di desideri, va, indossa le ali di Mercurio e corri a procacciarmi quell'oscuro nettare che possa finalmente strapparmi alle possenti braccia di Morfeo. Il cameriere non può portare il caffè, però fate un figurone. Oh, aver qui una musa di fuoco che sapesse salire al più luminoso cielo dell'invenzione, un regno che servisse da palcoscenico, principi che facessero da attori e monarchi da spettatori di questa scena grandiosa. Allora il valoroso Enrico assumerebbe davvero il portamento di Marte e, condotti al guinzaglio come segugi, la fame, il ferro e il fuoco gli striscerebbero le calcagna chiedendo impiego. Addio. Dio solo sa quando ci rivedremo. Il futuro è oscuro per loro. Sento scorrermi nelle vene un tremito di paura. Non so chi mi dà il senso di raggelarmi il calore della vita. Si sente gelare il sangue nelle vene. Addio. Dio solo sa quando ci rivedremo. Sento scorrermi per le vene un tremito di paura. Non so che mi dà il senso di raggelarmi il calore della vita. Le richiamo per sollevarmi un po'. Nutrice! Già. Ma che farebbe? Recitare la mia macabra scena, devo agire da sola. L'ansia di restare è più forte di quella di partire. Oh morte, vieni e sii la benvenuta. Così Giulietta vuole, e così sia. Sei soddisfatta, anima mia? Parliamo ancora, non è ancora giorno. È giorno invece, è giorno. Ahimè, fa presto, va. È la Lodola quella che canta ora con quel suo verso fuori tono, sforzandolo con aspre dissonanze. Dicono che la Lodola sa modulare in dolci variazioni le note del suo canto. Questa no, perché il luogo di dividere le note in armonia divide noi. Di quando? Qui, catturato prigioniero. Uno quando è catturato, automaticamente prigioniero, ma lui rafforza il concetto. Catturato prigioniero da un nemico arrogante e da questi, venduto come schiavo, mi riscattai. Quindi finalmente vive una vita da uomo libero. E quel che vidi e feci nei casi occorsimi durante il viaggio. Continua a raccontare antri profondi e preziosi deserti, pietraie scabre, rupi, erte montagne dalle cime che sergono fino al cielo, che tante furono le mie esperienze gli dovetti descrivere. Di quando per un pelo ero sfuggito all'imminente breccia della morte, di quando catturato prigioniero da un nemico arrogante e da questi venduto come schiavo mi riscattai. E quel che vidi e feci nei casi occorsimi durante il viaggio, antri profondi e preziosi deserti, pietraie scabre, rupi, erte montagne dalle cime che sergono fino al cielo, che tante furono le mie esperienze, gli dovetti descrivere. E i cannibali, che si sbranano fra loro, e gli antropofagi, cui cresce il capo di sotto alle spalle. L'ho visto con questi occhi, il fazzoletto! Deve averlo trovato in qualche posto, io non gliel'ho mai dato! Chiamalo, fatti dir la verità! Ha confessato. Che cosa, mio signore? D'averti usata. Che? In modo illecito? Sì! Non è vero, non può dire questo! Ora non più. Ha la bocca tappata, ha provveduto a ciò l'onesto Iago. Oh, che la mia paura m'apre gli occhi. Morto. Fossero stati i suoi capelli tante vite, la mia vendetta avrebbe avuto fegato per tutte. Una donna incollerita, e vedete qua un acquarello proprio di Shakespeare, bellissima questa immagine. Una donna incollerita è come una fonte intorpidita, fangosa, sconcia, viscida, priva d'ogni bellezza, la quale, così essendo, niuno è, per quanto arso e assetato sia, che si degni di attingervi o di toccarne pure una goccia. Cioè, ma te pare che uno vede una pozzanghera e beve là? E se siete così, siete come una pozzanghera fangosa. Una donna incollerita è come una fonte intorpidita, fangosa, sconcia, viscida, priva d'ogni bellezza, la quale... Così essendo, niuno è, per quanto arso e assetato sia, che si degni di attingervi o di toccarne pur una goccia. Tuo marito è il tuo signore, la tua vita, il tuo custode, il tuo capo, il tuo sovrano. È uno che si prende cura di te. Io sono privo di ogni bella proporzione.
Sentite qua, frodato nei lineamenti dalla natura ingannatrice, deforme, incompiuto, spedito prima del tempo in questo mondo che respira, probabilmente è nato settimino, finito a metà. E questa, la metà, così storpia e brutta che i cani mi abbaiano contro quando zoppico accanto a loro. Quindi immaginate come si sente ripugnante. Ma io, che non fui fatto per tali sbagli, né fatto per corteggiare uno specchio amoroso, io, che sono di stampo rozzo e manco della maestà d'amore con la quale pavoneggiarmi davanti a una frivola ninfa ancheggiante, io sono privo di ogni bella proporzione, frodato nei lineamenti dalla natura ingannatrice, deforme, incompiuto, spedito prima del tempo su questo mondo che respira, finito a metà, e questa, così brutta e storpia che i cani mi abbaiano contro quando zoppico accanto a loro. Ebbene io, in questo fiacco e flautato tempo di pace, non ho altro trastullo con cui passare il giorno se non quello di spiare la mia ombra nel sole e commentare la mia deformità. Colui che ti ha privato, signora, di tuo marito, l'ha fatto per procurarti un marito migliore. Migliore di lui non esiste sulla terra. Vive colui che ti ama meglio di quanto egli non sapesse. Nominalo. Plantageneto. Appunto, questo era lui. Ha lo stesso nome, ma uno di miglior natura. Dov'è? Qui. Perché ti sputi addosso? Vorrei che fosse un veleno mortale per te. Mai non venne veleno da così dolce luogo. Mai non coprì veleno più sozzo rospo. Via dinanzi alla mia vista, tu ferisci i miei occhi. Ed è perciò che l'alato cupido viene dipinto col volto bendato, che ora non guarda in faccia nessuno a chi tocca anzi ingrugna. Né amore è il gusto del saper discernere. Ali e occhi bendati sono il simbolo di irriflessività precipitosa. Quindi a volte l'amore ti va a fare dei colpi di testa improvvisi, senza neanche pensarci. Perciò si dice che amore è bambino, perché si inganna spesso nello scegliere. È simile ai bambini nei loro giochi che fanno spesso spensierati giuramenti. Amore può dar forma e dignità a cose basse, vili e senza pregio, che non per gli occhi amore guarda il mondo, ma per sua propria rappresentazione. Ed è per questo che l'alato cupido viene dipinto col volto bendato. Né amore è il gusto del saper discernere. Ali ed occhi bendati sono spesso il simbolo di riflessività precipitosa. Ed è per questo che amore è detto bambino, perché si inganna spesso nello scegliere. È simile ai bambini nei loro giochi che fanno spensierati i giuramenti. Il fanciulletto amore è sempre mancatore di parola. E così Demetrio, prima che i suoi occhi incontrassero il bello sguardo d'Ermia, grandinava promesse e giuramenti d'essere solo mio. Perché qualsiasi cosa così eccessiva è lontana dallo scopo della recitazione, il cui fine, sia all'inizio che adesso, era ed è reggere lo specchio alla natura. Quindi quello che avviene sul palcoscenico deve essere verosimile, non vero, perché non ci crederebbe, ma verosimile sì, deve essere lo specchio della natura. Il cui fine, sia all'inizio che adesso, era ed è di reggere lo specchio alla realtà, di mostrare alla virtù il suo proprio volto, al vizio la sua propria immagine, e alla stessa età e allo stesso corpo la sua forma e la sua impronta. Ora, se questo viene esagerato o reso sottotono, si può far ridere gli incompetenti, ma non si può che infastidire gli esperti, la cui sentenza nella vostra considerazione deve venire prima di un tutto esaurito.